Nel precedente episodio. Manutenzione in corso. No, ma che s***o. Torneremo online il 2 maggio. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della Tuttotech. Oggi, come promesso, andremo ad analizzare l'app My Electrolux per poter effettuare il collegamento della lavatrice che vi abbiamo già presentato. Ma prima di tutto questo, vi ricordiamo di iscrivervi al canale, lasciare un bel mi piace e attivare la campanellina, così non vi perderete i prossimi video in uscita. Ed ora guardatevi la nostra sigla! Bene ragazzi, bando alle ciance, quindi entriamo nel vivo del video e passiamo sul cellulare. Nello scorso video eravamo rimasti che avevamo scaricato l'applicazione My Electrolux, avevamo creato un nostro account e poi purtroppo il server era in manutenzione, quindi oggi ci siamo. Una volta che creerete il vostro account, vi verrà inviata una mail da Electrolux dove vi chiederanno di cliccare semplicemente un link per confermare la registrazione. Una volta cliccato il link, tornerete nell'applicazione, inserirete nuovamente le credenziali e questa è la schermata che vi apparirà. A questo punto andiamo a tappare il tasto in basso a destra più. In questo caso noi dobbiamo collegare la lavatrice, quindi lavatrice, successivo. Ci ricorda di tenerci a portata di mano le password del wifi di casa. Ora l'app ci chiede di attivare il wifi sulla lavatrice e ci rimanda alle istruzioni cartacee. Quindi andremo a tenere premuto il tasto on off per poter accendere la lavatrice e ci viene chiesto di attendere circa 10 secondi per procedere con la configurazione del wireless e poi che un qualsiasi programma sia selezionato. L'importante è che non sia in questa posizione. Andremo a tenere premuti i tasti autodose insieme, sia del detersivo che dell'ammorbidente, fino a che non sentiremo un click. Come potete vedere, lampeggia il simbolo del wifi. Clicchiamo su successivo sull'app, diamo i consensi che ci chiede. In questo momento sta ricercando la lavatrice e clicchiamo connetti. Ora la lavatrice sta cercando la rete di casa, l'ha già trovata, inseriamo la password e ci rivediamo dopo. Come potete vedere è già comparso fisso il simbolo del wifi sulla lavatrice. C'è uscito anche connessione riuscita sull'app. Ci chiede di dare un nome alla lavatrice, non mi viene nient'altro di fantasia in questo momento, quindi la chiameremo lavatrice. Clicchiamo fine. Torna nella schermata principale. Come potete vedere, il nome alla fine ho lasciato quello che mi proponeva perché mi dava un errore, poco male, vabbè, soltanto il nome che compare all'interno dell'app. Ed ora sta cercando di connettersi. Chiudendo l'app e riaprendola, si è connessa immediatamente, quindi me la dà pronta all'uso. Vediamo cosa ci fornisce questa applicazione. Cliccando sul prodotto, quindi My Washer 701, ci dà la configurazione attuale, quindi 40 gradi, 1400 giri e il programma Eco 4060 gradi. Andando a selezionare altri programmi, come potete vedere, passiamo a Eco 4060. In automatico anche sulla lavatrice verrà cambiato il programma naturalmente con la scritta app che compare, sempre stessa cosa, sintetici, delicati, insomma tutti quelli che già esistono. In più qui troviamo ulteriori programmi che non sono presenti nel selettore manuale, diciamo, della lavatrice. Troviamo capi da lavoro, capi in pile, asciugamani, pulizia macchina, microfibra, capi per neonati, eccetera, eccetera. Cliccando sul secondo simbolo della temperatura possiamo andare a personalizzarci la temperatura, stessa cosa per la centrifuga, e aggiungere o togliere eventuali opzioni, quindi per esempio in questo caso l'antipiega. Possiamo sempre dall'applicazione
nella parte bassa andarci a impostare l'autodose. Espandiamo il menu e da qui lo possiamo disattivare, che cambia anche naturalmente sulla lavatrice, o riattivare, impostarlo per avere capi più morbidi, fare risciacqui aggiuntivi, segnali, insomma veramente molto completa. Nell'autodose possiamo selezionare la quantità di detersivo da utilizzare nel lavaggio con una precisione di 1 millilitro, e stessa cosa per l'ammorbidente. Per esempio adesso anche col programma Eco 4060, che è quello che stiamo utilizzando già di più, oltre all'antipiega che abbiamo già visto prima, qui è possibile selezionare il time manager, quindi per far diminuire la durata del lavaggio, inserire l'intensivo, che è un antimacchia più deciso, inserire un prelavaggio e il vapore finale. Una volta fatte le personalizzazioni, possiamo anche andare a cliccare sul cuore in basso a sinistra e renderlo uno dei nostri preferiti per poterlo selezionare più velocemente la prossima volta. Da qui in basso a destra possiamo anche impostare la partenza ritardata, facendola iniziare tra un tot di tempo oppure farla avviare a un determinato orario. Tornando nella schermata principale, possiamo vedere in alto a sinistra il simbolo della maglietta. Qui sono raccolte una serie di consigli sulla cura dei capi, la guida alle macchie e la guida alle etichette. In questo caso clicchiamo guida alle etichette e per ogni simbolo cosa significa? Cura dei capi. Possiamo andare a selezionare tra tutte queste tipologie di vestiti e per ognuno di queste, per esempio t-shirt, continua, ci chiede di che colore è, se è generale colorati, bianchi, scuri, facciamo colorati, il livello di sporco e ci indica il miglior programma per poterli lavare al meglio. Cliccando poi su My Washer 701 invierà il programma direttamente alla lavatrice. Lo imposterà e cliccando sul play in basso partirà. Sempre dal menu principale, l'altro simbolo invece sulla destra di quello centrale, abbiamo i manuali d'uso, risoluzione dei problemi, il contact center diretto, quindi un contattaci diretto, accessori utili per la lavatrice, social media e maggiori informazioni. Invece nella rotella delle impostazioni in alto possiamo accedere alle impostazioni del prodotto, quindi ci riapre il menu delle impostazioni della lavatrice proprio, l'impostazione utente, impostazioni dell'app, dove possiamo poi alla fine della fiera andare a selezionare semplicemente la lingua e poi vengono fornite informazioni su privacy e termini e condizioni, e le notifiche che vogliamo per la nostra lavatrice. Quindi riceveremo una notifica alla fine del programma di lavaggio per eventuali allarmi e per l'utilizzo del dosaggio automatico. Altro tasto in alto a destra, la campanellina, ci aprirà direttamente le notifiche relative alla lavatrice. Che dire ragazzi, un'app veramente ben fatta e soprattutto che ci facilita non di poco la vita. Quindi possibilità di gestire l'elettrodomestico da fuori casa, sapere a che punto è, poter utilizzare svariati programmi in più, magari adatti alle nostre esigenze, quindi tutti aspetti positivi, assolutamente. Per questo video è tutto, direi, ci vediamo al prossimo. Ciao!